sapesse, per chi fosse arrivato per la prima volta, Insegna dell'Anno è semplicemente la più grande indagine tra consumatori attualmente in Italia, ma fa parte di un network che comunque è il numero uno in Europa. Non solo per il numero di consumatori che coinvolge, perché si va nelle centinaia di migliaia di consumatori che ogni anno comunque si prestano a valutare le loro insegne preferite, ma posso dire anche che è la più grande indagine anche per numero di insegne valutate, perché quest'anno abbiamo toccato le 537 insegne valutate. Tutto il cloud di informazioni che emerge, veramente un big data di analisi comparabili, è a disposizione delle insegne. Invitiamo qui a raggiungerci sul palco Massimo Petrella, amministratore di Teleradio. Prima hai presentato la tua azienda e il contributo che le vostre soluzioni danno a far vivere una bella esperienza in store. Quest'anno il vincitore assoluto Insegna dell'Anno 2019-2020 è l'Erbolario! Fisicamente ritiro questi premi, ma ovviamente li dedico a tutte le colleghe e i colleghi che tutti i giorni fanno un lavoro straordinario. Oggi ricevere questi premi rappresenta per noi un vanto assoluto. Chissà, magari l'anno prossimo ci riproveremo, sicuramente torneremo qui altrettanto da vincitori, ce lo auguriamo. Invitiamo sul palco Valeria Lorenzi, account executive di Salesforce, che è partner per questo premio. Grazie di essere con noi. Devo dire, anche questo è un premio molto molto importante, molto 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 ambito. Il vincitore è complimenti. Il titolo di Retailer of the Year Europe è veramente un motivo di grandissimo orgoglio, perché è il frutto del lavoro quotidiano di tutti i nostri colleghi. Sono ormai più di 287.000 i collaboratori Lidl, rendono possibile il successo di questa grande azienda. Adesso vediamo chi tra tutti si aggiudica per quest'anno il premio Insegna Web dell'Anno. E vince Deghi! Siamo stati premiati come la migliore azienda del web in Italia. Per me è un premio importante perché sono 11 anni che lavoro per questa azienda e come me tantissimi ragazzi che magari prima di lavorare in Deghi erano dei disoccupati, quindi questo premio è per loro, per la mia famiglia e per tutti i clienti. Il vincitore è S. Lunga, congratulazioni. Sull'engagement noi anche ante litteram abbiamo creato un ufficio che si chiama esattamente Customer Engagement, quindi insomma il premio ci premia anche noi, che da anni continuiamo a fare del CRM, un CRM che è molto articolato ma premia sempre la fedeltà dei nostri clienti e cerca di intercettare i loro bisogni, e con tutti i nostri mezzi cerchiamo ovviamente di soddisfarli a pieno. Vediamo chi vince. Yves Rocher. Questo premio è veramente un riconoscimento molto importante per noi, ma anche per tutte le nostre clienti che credono veramente nella sostenibilità della cosmetica. Grazie mille. L'idea è stata quella di approfittare di questo momento, no, della retail community, anche per identificare manager che siano particolarmente stimati dalla comunità dei professionisti del retail e dell'industria. Questo ha portato sostanzialmente ad avere questa sera i finalisti delle tre categorie e noi siamo lieti evidentemente di celebrarli con voi. Proprio in questi giorni faccio 10 anni in Roadhouse e la linea è stata sempre quella di crescere, di cambiare come sono cresciuti e cambiati i nostri clienti. Io ho visto e letto con piacere le motivazioni della giuria, che hanno colto nell'attività di valorizzazione delle economie locali e il territorio quello che è insomma la vocazione di questo premio. Quello che farò da adesso in avanti per poter continuare ad avere successo, il fatto importante è farselo perdonare, e con queste poche parole vi dico grazie.